Ci ritroveremo senz'altro quest'estate con un evento che probabilmente la fondazione in questo momento non si poteva permettere per motivi economici. Tutti si sono dati da fare, tutti stanno collaborando in un modo straordinario. Io non posso essere che felice perché in un modo o in un altro mi ci ritrovo e questo per me non può essere che gioia. Gli artisti sono quelli che sono, riconosciuti universalmente al top nei due campi di intervento e Sorrento ritengo che meritava questo e ne meriterà ancora altre, ma sempre a questo livello. E ci adopereremo per questo. La programmazione è già definita fino agli inizi, potrei dire fino alla primavera prossima. Dopo la performance di Paladino e di Biasiucci avremo una mostra incerniata su delle collezioni di ventaglio del Museo Correale che ci impegnerà nei mesi di ottobre e novembre. Poi dopo ripeteremo per la terza volta l'esperienza dei maestri in mostra con alcune novità. Stiamo lavorando per renderla un poco diversa, semmai per uscire fuori dalla cerchia di Napoli e della regione. E subito dopo, tra febbraio, marzo e aprile, dovremmo avere la mostra, non è ancora confermata, ma è come se lo fosse, imperniata sul personaggio Achille Lauro. Sicché cosa? Un armatore nato dalla penisola sorrentina e significato negli anni 30, negli anni 80, per Napoli, per la sua provincia, per l'Italia meridionale e per l'armatoria mondiale.